Questo è un televisore Voxon T1722. Pare che abbia un problema di funzionamento del sintonizzatore. Ma vediamo di vedere, cioè di scoprire qual è il problema esattamente, in maniera approfondita. Allora, innanzitutto accendiamolo. Un attimo solo. Si riscalda lo schermo. Ecco, questo è lo schermo. Questa è la manopola dell'altoparlante, cioè dello speaker, e funziona. Come vedete, lo schermo non mostra alcuna distorsione, né in verticale né in orizzontale. Questa è la luminosità, anzi la gamma. E poi ci sta il contrasto. Massima luminosità, io la metto in media per non consumare il tubo catodico. Così dura di più quando si mette a luminosità inferiore. Allora, il problema è questo, che lo schermo è completamente vuoto. E ho provato in tutti i modi sintonizzando sul canale giusto. Mediante queste manopole, che sono tutte regolate sul canale 21, per esempio questo. Dovrebbe apparire qualcosa, ma non ci sta neanche l'effetto nebbia. L'effetto nebbia è tipo questo. Un attimo solo, lo faccio vedere. Così. Dovrebbe essere più o meno così l'effetto nebbia. Oppure, passando da un altro televisore, così. Guardate. L'effetto nebbia indica che il sistema, cioè lo schermo, è connesso al sintonizzatore, perché tutti questi puntini bianchi e neri che spuntano casualmente sono dovuti proprio ai rumori di fondo che capta il sintonizzatore. Ora, l'anomalia è la cosa più surreale, è che tutti gli altri televisori fanno vedere l'effetto nebbia quando li accendi. Qui e anche lì. Qui invece, allora torniamo un attimo alla modalità video. Qui invece appare schermo completamente vuoto, neanche un minimo effetto nebbia. Vediamo di sintonizzarci sul canale 21, analogico si intende, canale 21 UHF. Questo televisore supporta sia UHF che VHF, ma io sto utilizzando il canale 21 secondo questa manopola. È regolato sul 21. Però purtroppo qui, provando con più manopole, non accade niente, nessun effetto nebbia. Cioè non ci sono differenze. L'unico disturbo che posso generare è tramite la manopola. Aspetta, rimuovo il rumore della statica dell'altoparlante, che non è il vero e proprio rumore di fondo. L'unico disturbo che posso produrre sullo schermo è quando muovo la manopola della luminosità. Aspetta, vi faccio vedere. Ecco, così. Sto muovendo la manopola della luminosità sopra e sotto e sto creando il disturbo sullo schermo. Ma adesso lo lascio, ecco. Quindi lo schermo funziona, ma non arrivano segnali dal sintonizzatore perché o è scollegato o non è alimentato adeguatamente, magari non gli arriva il giusto voltaggio. Sto cercando appunto un riparatore oppure un tecnico che sappia darmi delucidazioni per capire come mai lo schermo appare completamente bianco, senza neanche il classico effetto nebbia di mancanza di segnale esterno, che
che il sintonizzatore, pur funzionante, non capta negli altri televisori. Qua sembra che il sintonizzatore non sia funzionante. Infatti lo schermo è come se fosse in modalità AV, AUX. E questo la dice lunga sul fatto che ci potrebbe essere qualche problema. L'ho comprato così com'è. Ora sto cercando delle spiegazioni, perché io purtroppo non sono un tecnico e di elettronica non me ne intendo. Chi mi può aiutare? Ringrazio il primo youtuber che mi aiuta. Spegniamo. Ok. Spengo anche questo. Ah, dimenticavo. Poi vi faccio vedere le impostazioni del decoder M-Vision T3, che supporta anche il modulatore, cioè il segnale per trasmettere i segnali digitali in analogico sui vecchi televisori anni 70 e 80. È un concetto profano quello di dire è autentica o non autentica. È un aspetto insignificante per chi venera una reliquia. Ciò che Queste sono conta le è impostazioni, un il attimo solo. legame personale che può avere con essa. Le reliquie costituiscono un legame per i credenti. Un legame tra vivi e morti, TV System, tra terra e paradiso. Canale 21. Tra passato e presente. È sul 21, canale RF21, quindi deve trasmettere sul 21, che corrisponde a una frequenza UHF. Non toglie nulla a ciò che i credenti sentono quando quindi il decoder ha il modulatore impostato sul canale 21, quando si deve utilizzare anziché la presa SCART, si deve utilizzare il segnale RF di questa antenna. Per ora il televisore Voxon T1722 è connesso al modulatore esterno, che è un apparecchio a parte, e anch'esso è sintonizzato sul canale 21. Facciamo una cosa adesso. Allora, ho collegato il cavo SCART. Aspetta. Questo è il cavetto. Cavo SCART. E l'ho collegato. Qui al decoder M-Vision, sfruttando la presa SCART invece che la presa RF. Quindi la presa SCART del decoder è connessa come un decoder tradizionale senza modulatore a un modulatore esterno UHF, canale 21. Schermo vuoto, come sempre. Li ho provati tutti, questi. Niente, queste manopole selezionano un canale la cui frequenza è sintonizzata sul canale 21. Sono tutti sul 21. Ma purtroppo nessuno sembra dare risposta, dare qualche segnale audio video sul monitor, perché l'unica possibilità è dare il segnale audio video sul monitor proveniente dal sintonizzatore. Quindi o il sintonizzatore funziona oppure questo schermo rimarrà sempre vuoto. Proviamo a collegare il decoder che per il momento è sintonizzato sul digitale terrestre Focus, canale 35, e lo colleghiamo direttamente con il cavo RF, ecco, tramite questo amplificatore di segnale. Quindi, un attimo solo, lo colleghiamo tramite questa antenna. No, un momento, questo dove deve andare? Ah, giusto, sì, giusto, devo collegare il cavo proveniente dal televisore Voxon
al cavo antenna proveniente dal modulatore dell'apparecchio Envision, che abbiamo visto che era sintonizzato sul canale 21. L'abbiamo visto con l'altro televisore in modalità SCART, ma non appare niente come voleva si dimostrare. Quindi il televisore, pur funzionando, ha qualcosa che non va al sintonizzatore, che è l'unico dispositivo, l'unica periferica che non funziona. È l'unica periferica che non dà risposta, forse non è alimentata bene, cioè non gli arriva il giusto voltaggio, o forse è scollegata letteralmente dal sistema, cioè dal cinescopio, dal tubo catodico. Quando è stata fatta la modifica, però l'ho comprato, anche se l'ho comprato così com'è, la modifica di mettere un demiscelatore UHF VHF per questo televisore, quindi in sostanza il televisore deve supportare anche l'UHF, non solo il VHF. Il decoder e il modulatore esterno trasmettono in modalità UHF, ma l'immagine non appare perché molto probabilmente non arriva corrente cioè non arriva l'alimentazione al sintonizzatore interno del televisore Voxon. Quindi chi è bravo mi potrebbe anche aiutare e confermare la mia teoria. E in tal caso si dovrebbe o trovare un sintonizzatore nuovo, ma è difficile perché stiamo parlando di un televisore anni 70, oppure una modifica che consente allo stadio IF di trasmettere, cioè di prendere il segnale da un altro dispositivo, magari da un decoder esterno, con un segnale appositamente demodulato se necessario, e permettere così a questo televisore di visualizzare qualche immagine. È come un monitor non collegato al computer, quindi praticamente è un televisore con un sintonizzatore, cioè con un TV tuner non funzionante. Ma così mi è stato venduto, non so cosa fare. Chi mi può aiutare è bravo. Alla prossima, youtuber. Buonanotte.